Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video solo di aggiornamento su una cosa molto importante, che reputo molto importante perché mi sto scontrando con tantissimi fan del gioco, tantissimi fan come me del gioco, che lamentano questo o quel problema di John Lee e il fatto che faccia schifo come DPS, che faccia schifo in quello, che faccia schifo in quell'altro, senza secondo me ragionare a 360 gradi su quelle che sono le possibilità, le capacità e il ruolo di questo personaggio all'interno del gruppo, all'interno del gioco. Le lamentele sono state tantissime, perché c'è stato uno scontento generale riguardo al ruolo che era stato pensato nella nostra testa e un pochino, ma diciamo, fuorviato da MiHoYo riguardo alle possibilità di John Lee, perché nella storia lo conosciamo come "Oh mio Dio, devasta il mondo", e quindi ci aspettavamo un DPS. Super DPS della Madonna, che in più facesse anche gli scudi, ma che in più facesse anche le cure, ma che in più facesse anche, mi raccomando, il crowd control, la pietrificazione doveva durare almeno 26 secondi senza la possibilità di far muovere i nemici, e soprattutto che con la lancia e multi-hit, eccetera, facesse 56.000-58.000 a colpo in ogni suo movimento. Purtroppo queste cose non possono funzionare, perché non funziona così il gioco. Io capisco che lui sia un dio all'interno del gioco, ma non può essere un dio all'interno del combattimento, perché non avrebbe alcun senso. Rompere il gioco, rompere il bilanciamento del gioco, porterebbe, soprattutto in un sistema molto, molto tremendamente vicino a quello dei gacha, a un problema. A un problema ancora maggiore, per quanto ovviamente sia fighissimo vedere 50.000 ogni hit della lancia. Vi leggerò la risposta di MiHoYo alla vicenda, le scuse che hanno fatto, cioè che hanno fatto in diretta, in questa lettera, riguardo alla vicenda attorno a John Lee. E poi vi dico due cosine anche per dirvi la mia su tutto quanto. Allora, cari viaggiatori, recentemente abbiamo ricevuto un sacco di feedback dai viaggiatori, appunto da voi, riguardo a dei problemi con il personaggio di John Lee. Gli sviluppatori hanno messo molta importanza nelle performance, quindi nelle possibilità di John Lee, sin da quando i test offline sono iniziati. Hanno fatto un sacco di calcoli, hanno analizzato bene, hanno fatto re recensioni, hanno cercato i feedback dei tester in beta, eccetera, eccetera. Si scusano, qua dice ci scusiamo profondamente, profusely, profusamente, non lo so, ci scusiamo per il ritardo nella nostra risposta che potrebbe aver lasciato un'impressione, diciamo, negativa in tutti noi, ok? Potrebbe, uno non ci risponde, tutti si lamentano e uno non risponde, quindi insomma, pensi male di questa persona, se ne sta fregando. In realtà no, dicono la verità è che fin da quando il personaggio è stato lanciato, è stato messo in giro nel banner, abbiamo controllato a fondo, quindi da vicino, tutto quello che riguarda la situazione che stava venendo fuori, sia in termini di recensioni, quindi di feedback delle persone nei social media, sia in termini di analisi dei dati di gioco e come la gente lo stesse buildando e utilizzando John Lee, quindi come la gente stesse buildando e utilizzando questo personaggio. Ci siamo presi questo spazio, insomma, questa opportunità per avere una conversazione con tutti voi e per condividere con voi quello che noi pensiamo riguardo a John Lee. Quando creiamo un personaggio, quindi quando disegniamo, quando facciamo, insomma, nel processo di creazione di un qualcosa, ci assicuriamo di mettere al centro di tutto un'esperienza e delle meccaniche il più differenti possibili uno dall'altro. Questa cosa io ci tengo a sottolinearla, non la sottolineo perché non so come si editare, però sottolinearla così, faccio così, io ho presentato in play the mechanics diverse possible, perché è una cosa che dico sempre nei video, io sono contentissimo che i personaggi di Genshin Impact, tolti le prime bozze iniziali, siano uno tanto diverso dall'altro nelle meccaniche, nel gameplay, che sfruttino possibilità differenti di gameplay, che siano forti in diversi ruoli rispetto a Diluc, che premi solo il tasto su qualunque cosa e o muore tutto o muore lui, e funziona in questo modo. Non, cioè, i Cannon Glass sono meravigliosi, Diluc è un personaggio fantastico, a me non piace, cioè io lo uso, è il mio PG più forte in questo momento, perché è quello vestito un po' meglio, con l'arma specialmente, però nel momento in cui faccio entrare un Child, nel momento in cui faccio entrare un John Lee, mi sto godendo l'esperienza. Perché per quanto faccia meno danno in questo momento, poi vedremo una volta che lo buildo, quando riuscirò a farcela in questi giorni, quale sarà migliore tra i due, comunque il più sopportabile tra i due all'interno del campo di battaglia, mi piace proprio giocarlo, cioè è proprio bello da giocare, perché fai le cose, crei le colonne, è più bello, sei in giro che esplori, spacchi tutto quanto, arriva la meteora, pietrifichi, controlli il campo, metti lo scudo, non ti ammazza nessuno, non ti devi curare. Mi sto warpando tantissimo meno alle statue, tantissimo meno da quando John Lee in party, perché non mi serve più curarmi, perché la maggior parte del tempo, a meno che non faccio cazzate io, sono immune ai danni. È una cosa
meravigliosa e fino a questo momento non c'è mai stata all'interno della mia partita, nonostante avessi già Noel, nonostante avessi una lingua che può parare dei colpi tramite il cancello e una Diona che mette lo scudo o cose del genere, o ai tempi Beidou quando usavo l'altro. John Lee è stupefacente dal punto di vista del supporto, del crowd control, del buon danno come sub DPS e ricopre 3 ruoli su 5, perché il resto è il main DPS e l'healer, quindi quei due non li ricopre perfettamente, perché la cura non ce l'ha finché non sblocca una cosa ed è comunque diverso, e si parla di costellazione, eccetera. E il main DPS non è un main DPS, può farlo, se lo vestite bene può farlo, ve lo garantisco, vedrete poi nei video, o comunque nei video dei miei colleghi avete già visto delle build che hanno fatto e funziona anche così, volendo, però il suo ruolo non è precisamente quello, ok? Quindi va pensato in questo modo. In ogni caso, continuiamo ad andare avanti. Lo stesso vale per il design, quando abbiamo per la creazione di John Lee. John Lee è stato pensato come più un support character, quindi come un personaggio di supporto e con la possibilità di praticamente gestire il ruolo in battaglia come protettore dell'intero party, ok? Basandoci su questo, abbiamo definito le sue abilità sulla creazione degli scudi per il nostro team e sul controllo dei nemici. Quindi la creazione degli scudi la conoscete bene, tenete premuta la E e fa lo scudo, che dura un sacco, assorbe il geo, eccetera, eccetera, come sapete già dalle abilità. E il controllo dei nemici avviene attraverso i pillar, che possono bloccare, ostacolare i nemici e fanno comunque danno ad area. E la meteora, ovviamente, il Planet Befall, che è il Tendo Bansho in giapponese, dovrebbe essere così, lo urla e io urlo anch'io, che pietrifica i nemici per diversi secondi, che è una situazione ancora migliore rispetto al Frozen, perché il Frozen voi lo attivate, il nemico è effettivamente congelato, quindi bloccato allo stesso modo, ma nel momento in cui lo picchiate, il Frozen finisce, mentre il mostro pietrificato per la durata della pietrificazione è immobile, continuate a picchiarlo e basta. È una cosa superiore a una reazione elementale che già conoscevamo, ovvero ghiaccio più acqua. Allora, da questo punto di design, da questo punto di partenza per il design del personaggio, queste due possibilità in battaglia, queste due tipi di abilità, queste due cose in cui lui eccelle, sono state poi portate avanti per il suo ruolo di supporto. E basandoci sulle recensioni e i dati di gioco, abbiamo scoperto che John Lee effettivamente sta migliorando la sopravvivenza dei personaggi, le capacità di sopravvivenza dei traveler e dei viaggiatori di noi, come vi dicevo poco fa, all'interno del mondo di gioco. Si muore meno, ci si cura di meno, si fanno cose migliori perché si ha uno scudo e si può andare un po' più a testa bassa in alcune situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. In termini di sviluppo ed aumento delle sue abilità, John Lee è un personaggio che principalmente riceve dei benefici attraverso gli HP, quindi legati agli HP, in modo diverso da altri personaggi che invece sono concentrati su improvare il danno, cioè su aumentare il danno e basta. La caratteristica principale aumenta degli HP, quindi che è la caratteristica principale del personaggio, aumenta le sue capacità, le sue possibilità, scusate, di sopravvivenza per via dello scudo che stacca in HP e prende una percentuale degli HP, sia come danno perché la stessa Planet Befall, una volta raggiunto il livello 70, prende il 33% dei nostri HP massimi, questo ve lo dico senza leggere ma me lo ricordo, il 33% dei nostri HP massimi e li converte in danno sulla Ultimate, quindi anche facendo in modo che lui sia un personaggio con un botto di HP che mette uno scudo che vi para una quantità di danni impressionante, eccetera, 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 avete anche la possibilità di migliorare comunque le performance in battaglia con artefatti buoni, vengono comunque dei danni giganteschi con l'ultimate, senza bisogno di reazioni elementali, lo voglio ricordare, non ha bisogno di reazioni elementali per fare i danni grossi, comunque, sempre basandosi su questa statistica, quindi su una cosa principale. Ovviamente, nel momento in cui non lo fa in main DPS, perché non ha le possibilità per eccellere come una Kecin, come un Diluc in questo senso, perché fanno solo quello, lui deve essere usato come sub DPS supporto. Ok, questo è il suo ruolo principale, o meglio, quello che è stato scelto come principale. Poi, ovviamente, come sempre, vi ricordo che usarlo anche come main DPS funziona, a patto di vestirlo, ovviamente, a modo, in un certo modo, con una quantità di artefatti magari procati molto molto bene e con capacità, eccetera. Vi assicuro, vi farò vedere se riesco a dropparli, spero che la fortuna mi assista, che è possibile anche questo, nel video d'analisi che arriverà fra un po' di giorni, quando riesco a farlo, quando riesco a droppare tutto. Ogni qualvolta che noi mettiamo in pratica degli adjustment, quindi delle modifiche alle challenge, quindi alle domini, immagino queste cose, agli aspetti dell'open world, ai sistemi, ai personaggi stessi, iniziamo sempre con la comprensione e l'analisi
del personaggio in combattimento, delle statistiche, dell'user feedback, quindi del nostro feedback, in realtà del feedback delle persone che lo testano in beta in questo caso. And character ethos è una parola greca, ma io non mi ricordo che cazzo vuol dire. Comunque, vabbè, del suo ruolo in campo, una roba del genere, del suo ruolo prestabilito, dovrebbe essere una cosa così, prima di prendere delle decisioni e di considerare, insomma, di fare dei piani, di prendere le giuste decisioni secondo loro, ok? Al momento stiamo facendo una analisi molto profonda riguardo a John Lee. Nelle prossime versioni, nei prossimi aggiornamenti, continueremo a analizzare, insomma, vedere tutto quanto riguarda il personaggio e vedere in che ruolo lo stiamo usando di più, eccetera, eccetera, i momenti in, insomma, in cui brilla di più, eccetera. Possiamo solo chiedervi di portare un po' di pazienza e, insomma, durante questo periodo in cui lo continuano ad analizzare e porteranno magari delle migliorie. Questa è una missione di colpa per quanto riguarda l'essere stati, diciamo, poco trasparenti riguardo al ruolo sin dall'inizio, però è anche secondo me è un guardarsi allo specchio e dire: raga, però nessuno aveva detto che doveva essere quello che faceva calare le lance dal cielo e uccideva tutto quello che c'era su Teyvat cliccando un tasto. Nessuno l'ha detto, l'abbiamo pensato noi perché l'abbiamo visto nel suo ruolo all'interno del mondo di gioco. Io non voglio fare spoiler, però avete capito, ok? Soprattutto nell'ultima quest, la sua personale, si capisce che è un personaggio eccessivamente forte a livello di cosa, ma non lo fa perché ha una presa di posizione, bla bla bla. Insomma, ci sono varie cose legate alla storia del personaggio, non sto qui a scendere nei dettagli. Ora, rimane però una cosa importante da dire. Qua dicono, ecco, questo lo voglio leggere perché è importante. In aggiunta a questo, c'è però un problema che effettivamente esiste, ovvero un bug. Attraverso i feedback delle persone, c'è un bug che affligge John Lee, però è un bug che a noi non ci tocca. Io quasi, perché sono C1. Scusate, volevo un attimo flexare. E dopo la costellazione 2, che è quella che dice che, se non ricordo male, quando lui fa il danno, mette lo scudo a tutti. Non mi ricordo più, dovrebbe essere questo. Comunque, vabbè, cioè quando lui fa la meteora, volevo dire. Stone the Cradle of Jade is activated. Dice che l'Elemental Blast, vabbè, non triggera il danno aggiuntivo dell'Elemental Resonance Enduring Rock. Cosa vuol dire? Che, come sapete, quando ci sono due personaggi già nel party, avere uno scudo aumenta del 15% il danno dei membri del party quando si ha uno scudo addosso. Questa cosa pare non funzionare con la mossa finale, quando siete a Costellazione 2, che dice che quando il Planet Befall colpisce, il Tendo Bancho, perché mi piace dirlo, fa il danno, pietrifica e in più mette gli scudi a tutti i membri del party. Funziona anche in coop, mette gli scudi a tutti quanti, però a quanto pare non fa proccare la risonanza elementale. È un bug che c'è e purtroppo non applica questa cosa. È ovviamente un bug, è una cosa da correggere, ma non c'entra assolutamente niente con tutto il discorso fatto prima. Questo è un bug, questa è effettivamente una colpa di MiHoYo. Gli sviluppatori stanno ovviamente lavorando in questo momento per fixare, per aggiustare questo, per sistemare questo bug, e dovrebbe essere sistemato tutto nella data del 10-12, quindi il 10 dicembre, fra 3 giorni, verrà sistemato tutto quanto. Ovviamente ci saranno una piccola ricompensa per questa cosa qua, quindi probabilmente ci saranno un centinaio di primo gems per scusarsi della cosa e boom. Tra parentesi, da questo punto di vista, quando loro fissano un bug di questo tipo, lo so che riceviamo ben poche primo gems rispetto a quelle che ci aspetteremmo dal gioco, lo so, però quindi non voglio proteggere questo senso qua, però vi dico una cosa, nel momento in cui c'è un bug di un personaggio e tu questo personaggio non ce l'hai, tu queste primo gems teoricamente potresti anche non riceverle, perché questo bug non va a affliggere te. Ok, non ti ha rovinato a te la partita, ma solo a chi ha quel personaggio lì. Quindi se le daranno a tutti, anche chi non ha John Lee, ringrazi per favore, perché almeno un piccolo gesto lo può fare dicendo un grazie, ma magari mettendo like qua nel video, per dire, no? Nel senso, o iscrivendosi, visto che non lo fate, maledetti. Allora, state sicuri, state certi che gli sviluppatori continueranno a monitorare tutte le nostre esperienze nei feedback dei media, eccetera, eccetera, per portare poi le migliorie in futuro che, insomma, però trovare una via di mezzo tra quello che vogliono loro e quello che vogliamo noi, in modo da soddisfare tutti quanti. Il vostro supporto è la migliore motivazione possibile per continuare a migliorare Genshin Impact. Paimon è un pochino depressa per le mail che sta ricevendo, anche se in realtà è chiusa, quindi o è un invito a Smash, e quindi c'è Paimon in Smash, ve lo dico, Paimon Smash. Ta-da-da-da. No, niente, scherzando. E oppure nient'altro. Comunque, questo è quello che dovevo dirvi, ragazzi. Io spero che
possa stato esservi utile questo piccolo resoconto e questa mia piccola, volendo anche presa di posizione, perché io ritengo che John Lee sia veramente sottovalutato e per passaparola stia passando un messaggio di un personaggio inutile, un 5 stelle inutilizzabile, un personaggio il più 5 stelle, ho letto oggi il 5 stelle più scarso di tutti, fa schifo lo scudo, su qualunque cosa ci si attaccava io personalmente non mi trovo d'accordo e cercherò di dimostrarvelo in tutti i modi non appena mi sarà possibile a livello di test, perché come sapete, avendo un altro coso, insomma avete capito, lo sapete già tutti, ho un altro account, ci ho messo di più e quindi tutto quanto e insomma questo è quanto ragazzi, io spero che il video possa esservi stato utile in qualche modo, nel caso discuteremo anche in live di questa cosa se avrete piacere di farlo, se avete piacere di passare domani sera alle 21 su Twitch e ovviamente insieme alle partite classiche che giocheremo e tutto quanto. Vi ricordo di lasciare un like, vi ricordo di guardare sempre la descrizione perché ci sono i social, le cose da seguire, eccetera. C'è la possibilità anche di supportare il canale, oltre al gratuito, ovviamente, del mettere like, attivare la campanella, seguirmi su Twitch, eccetera. Potete anche sottoscrivere un abbonamento in entrambe le piattaforme. Su Twitch, anche gratuitamente, attraverso il Twitch Prime e su Amazon Prime, insomma, collegando il vostro account Twitch ad Amazon Prime, o al contrario, non mi ricordo mai come, comunque così. Oppure su, direttamente su YouTube attraverso la pagina abbonamenti che sono riuscito a ottenere grazie al vostro supporto, perché il canale è cresciuto abbastanza e quindi mi hanno permesso di poterlo di farlo. Vi viene grazie ancora ragazzi, buona continuazione, iscrivetevi mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video domani in live e poi vedremo. Ciao ciao!